Allora, i progetti che saliranno sul palco saranno in ordine alfabetico, quindi il primo progetto a salire sul palco chiederei appunto a Africa Academy Calcio, proposto da Franco Marrucci e direttamente da Livorno. Franco, ti lascio il palco, prego, vieni, è il tuo momento, io ti assisto da qui. Intanto buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qui con voi. Noi siamo l'Africa Academy Calcio, siamo un'associazione umanitaria, istruzione e integrazione attraverso il calcio. Come vedete, l'estrema povertà, la mancanza di documenti, famiglia, casa e lavoro, il razzismo sono gli aspetti con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Questi sono ragazzi che sono venuti dalle ONG. Facciamo la scuola, quello laggiù sono io. Ci sono non solo i nostri ragazzi, ma ci sono anche tantissime donne. Insegniamo la lingua italiana come strumento di prima integrazione e soprattutto di accoglienza. Questo è il risultato, va bene, che abbiamo conseguito per alcuni. Come vedete, l'integrazione ha portato, va bene, a entrare in relazione con persone italiane. Vedete, questi due ragazzi si sono sposati, hanno due bellissime bambine. Questa ha conseguito per esempio un permesso di lavoro, e questo ragazzo, Kadiali, come vedete sta alzando una coppa perché è un nostro grande capitano. Andiamo avanti, la nostra associazione si tiene in piedi attraverso i contributi dei nostri soci. Vedete, qui sono espressi tutti i soci che hanno a cuore le condizioni di estrema povertà dei nostri ragazzi. Sono persone che hanno sposato la nostra idea e quindi prendono in considerazione l'idea di darci dei contributi, va bene, per acquistare materiali e così via. Quando si parla di materiali si parla di scarpe e così via. La nostra sede si trova presso il circolo Arci Norfini, eccola qua, via di Salviano, Livorno. Ci alleniamo e giochiamo presso l'impianto sportivo Orlando Calcio di Livorno. Paghiamo naturalmente il campo. Questo è il nostro team, tutti amici. Fortunatamente, durante il nostro lavoro, ci sono gli amici che ci vengono incontro. Facciamo tutto volontariamente. E siamo, come vedete, presidente, vicepresidente, l'ha detto alle visite mediche e così via dicendo. Abbiamo tante partnership. La partnership più grande è quella di Amnesty International, con cui portiamo avanti i diritti umani e soprattutto gli aspetti legati al razzismo. Dobbiamo anche dire che il CES di Apps ci dà la possibilità di dei locali dove fare scuola. Guardando il futuro, scarpe, visite mediche, documenti, vestiario, attrezzatura sportiva permettono di continuare il nostro progetto sociale e di conseguenza abbiamo bisogno di tutto. Continueremo la nostra missione umanitaria. Come vedete, guardate questi ragazzi, l'allegria di questi ragazzi. Questo è quello che vogliamo vedere sempre. Grazie. Grazie. Complimenti, ricordo appunto alla giuria che ci sono più o meno 2 minuti per valutare questo progetto con un punteggio da 1 a 10 e mi raccomando, siamo generosi, diciamo, in tutti i progetti naturalmente. 1 a 10 mi sembra una scala, diciamo, molto che offre molta generosità. E ricordo appunto che Franco veniva da Livorno, quindi abbiamo visto per il momento una piccola parte di quello che è la varietà di questo contest. Quindi chiamerei adesso sul palco intanto il secondo progetto, che si chiama Bridge Dance, che è proposto da Roberta Ribone e Marco Togni, provenienti da Sanremo. Qui c'è un microfono, intanto ne do uno io qui. Figurati.
siamo alla fine qua delle slide, ritorniamo all'inizio. Intanto, buongiorno a tutti, vi proponiamo un progetto ponte innovativo e ambizioso. In una super sintesi vi presentiamo le nostre attività. Prime attività sono dei percorsi di balli coreografici adattati per tutte le età, creati appositamente per orientare allo sport e all'inclusività di tutte le categorie sociali. Attività svolte sia online sia in presenza. Molti di questi percorsi poi sfoceranno in vario modo in grandi eventi sportivi, ma non solo. Cito le universiadi, le fiere, le feste, i festival, i flash mob. E poi abbiamo una terza attività che è quella del crowdfunding per sostenere economicamente atleti agonisti molto promettenti. Per quanto riguarda i partner, noi vogliamo collaborare e progettare già in fase iniziale con moltissime realtà, associazioni sportive dilettantistiche, agenzie formative, le scuole, come si è già detto prima, centri di servizio per il volontariato. Le nostre tariffe saranno comunque in sintesi molto competitive e sostenibili. Adesso passo la parola all'ideatore del progetto Bridge Dance, Marco Toni, che andrà un po' più nello specifico. Grazie Roberta, buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. Allora, il nostro team è partito da un'analisi scientifica sull'immaturità nello sviluppo neuromotorio rilevabile nei bambini già in età prescolare. Sulla base di questi dati abbiamo cercato delle soluzioni percorribili a livello scientifico, quindi da una ricerca di Howard, che è recentissima, emerge che con un preciso programma motorio svolto ad un ritmo specifico, i bambini in età scolare recuperano da 46 al 61% del problema rilevato in un lasso di tempo che va di circa 3 mesi. Bridge Dance unisce questo background con delle coreografie musicate, promuovendo la performance e migliorando l'individuo nella società. Ecco, adesso facciamo vedere un contributo che abbiamo trovato da una recente, diciamo, analisi che abbiamo fatto nella mia atleta che patina sul ghiaccio, e praticamente è un programma pilota dove emerge un miglioramento tecnico a cui si può ambire con il nostro percorso, diciamo, base. Poi vogliamo incentivare il talento individuale e promuovere l'innovazione sociale, avendo l'ambizione di diventare il primo intervento, diciamo, di salute pubblica, però basato su coreografie musicali, e abbiamo scelto un approccio quindi ecologico per incontrare i reali bisogni di ogni utente. Quindi questo è il nostro team, Marco Toni, lei Roberta Riboni, progettista europeo, Elena Dovetta, che ringrazio fortemente per il suo contributo scientifico, e Gabriella Monteduro invece, che ha fatto parte della metodologia di costruzione di tutti i programmi che sono all'interno del programma. Grazie. Insegnante oro olimpico nel 98 di short track. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Posso anche tenerli io. Grazie mille a Roberta e Marco, ecco, questo non c'entra più, grazie. Ok, come al solito ci prendiamo giusto un paio di secondi per far riflettere la giuria, ma le presentazioni mi sembrano veramente super esplicative, quindi intanto complimenti e grazie anche per essere molto precisi con il tempo, che comunque non è scontato in queste situazioni. Quindi grazie mille. E adesso parliamo di Cammino Estense, che è proposto da Andrea De Vivo, che viene dalla città di Ferrara. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti. È un piacere essere qui con voi. E allora, il mio progetto appunto è il Cammino Estense, che prevede lo sviluppo del primo cammino su Ferrara, che appunto Ferrara non esiste. Il Cammino Estense intende valorizzare il territorio di Ferrara e provincia. E raccontando il territorio, infatti la peculiarità di questo progetto è che lungo il percorso ci saranno dei QR code dove il pellegrino, i camminatori potranno, inquadrandoli, accedere a dei video creati da persone del luogo che raccontano il territorio,
quanto è bello, no? Andare in visita in un luogo ed avere una persona del territorio che te lo può raccontare, ti dà la possibilità di immergerti completamente in questo territorio. E quindi appunto creare un cammino che valorizza il territorio attraverso la mobilità sostenibile e il turismo sportivo, cioè un cammino che sia accessibile a tutti, si può sviluppare, percorrere a piedi, in bici, a cavallo, con la carrozzina, perché è proprio accessibile a tutti, e per famiglie, per giovani, anziani, per veramente aperto a tutti. Facendolo in collaborazione con attraverso la creazione di un sito web che appunto funzionerà come marketplace tra appunto il pellegrino, comunque il camminatore che vorrà andare sul percorso, e gli stakeholder del progetto, che saranno appunto le amministrazioni per la valorizzazione del percorso e le strutture ricettive. Come dicevo, appunto, il tratto distintivo di questo cammino è il racconto appunto di chi il cammino, di chi il territorio lo vive quotidianamente. Lo sviluppo prevede, diciamo, una parte iniziale di costruzione del cammino, che in realtà il cammino è già costruito, perché si svolge sulla destra Po, collegando il castello di Ferrara al castello di Mesola, e in ambito storico rievoca appunto ciò che è la storia degli Estensi, della famiglia Estense, e appunto dal castello di Mesola, dove era una loro dimora, e fino appunto al castello Estense. E quindi, dicevo, il progetto prevede uno sviluppo iniziale, e quindi avrà un business plan per lo sviluppo iniziale, e poi un business plan per lo sviluppo successivo e il mantenimento del percorso e dell'attività. Quindi, come dicevo, in conclusione, questo cammino offre l'opportunità di incrementare il turismo e attraverso la mobilità sostenibile, ma soprattutto dà la possibilità di conoscere un territorio che spesso purtroppo non si riesce a far conoscere, perché magari sono quei territori, diciamo, di mezzo tra due città magari un po' più conosciute, e grazie a questo cammino appunto si riesce a rendere partecipi, diciamo, i camminatori di quello che è la bellezza di tutto il territorio. Grazie mille, complimenti. Ah no, scusami. Avevo creato un piccolo video, giusto il... Ah ok, vedevamo, grazie per la partecipazione. Sì. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, super interessante. Tra l'altro il turismo sportivo è mega in crescita negli ultimi anni, quindi veramente interessante, complimenti. Adesso è arrivato il momento di chiamare il progetto Circus for Planet, proposto da Valeria Azzurlo direttamente da Roma, quindi siamo in casa, bocca al lupo. Direttamente da Roma, ma in realtà sono napoletana. Ah, come me? Sì. Anch'io. Salve, Circus for Planet, mi chiamo Valeria Azzurlo e mi occupo di circo contemporaneo da oltre 20 anni, quindi tecniche aeree, acrobatica, giocoleria, equilibri, ma anche teatro fisico, narrazione, e utilizziamo tutto questo nei nostri gruppi per creare socializzazione,
contatto, scambio, e perché le attività motorie fatte in maniera creativa, come ci dicono le neuroscienze, attivano le stesse parti del cervello delle attività cognitive, come diceva qualcuno prima di me, e quindi noi intendiamo lavorare su questo e partiamo dall'osservare i problemi che troviamo. Se si attiva, eccoci, si è fermato di nuovo. Ok. Nella nostra società la vita è prevalentemente sedentaria, siamo sempre seduti a scuola, al lavoro, anche nelle attività sociali, e c'è cioè, disoccupazione e scarsa mobilità giovanile di contro al fatto che l'Europa finanzia lavoro e studio all'estero per i giovani, e poi ancora la percezione dello sport, come si diceva prima, come prestazione di contro l'importanza invece della salute e del benessere. E quindi cosa proponiamo noi? Di tutte queste attività ne facciamo attività fisiche, motorie, in senso più ampio, in maniera da poter coinvolgere tutte le fasce d'età e accompagnarle in uno sviluppo psicomotorio. Le abilità di circo contemporaneo toccano tutti gli schemi motori, e quindi proponiamo attività che possano essere tecnicamente studiate al chiuso ma portate anche in natura, quindi agevolare una attività comunque sociale, di relazione, importante per le fasce di anziani e delle famiglie. E poi corsi di circo contemporaneo per dilettanti di tutte le fasce d'età, e per acquisire una maggiore capacità tecnica, e un'accademia professionale di circo contemporaneo per i giovani proprio come proposta vera e propria di lavoro. E scusatemi che non avevo capito come funziona. Il nostro mercato è quello di, diciamo, Roma e la Sabina, perché ci interessa appunto anche la natura, quindi il territorio a nord di Roma, molto interessante. La metà degli abitanti è nella nostra fascia d'età di interesse, tra 3 e 64 anni. Il 29% costantemente fa attività motoria, e naturalmente noi miriamo là. Partiamo con una base già di oltre 130 utenti, ma vogliamo incrementare fra il terzo e il quinto anno, e quindi prendere una proporzione da questo 29% fino ad arrivare auspicabilmente a oltre i 1000 utenti che servono a supportare il nostro modello di business, cioè l'abbonamento annuale stabile, che per adesso è un po' al di sotto del 60%, ma che miriamo a portare invece nel tempo al 70% con l'aumentare degli utenti, insomma degli introiti. E come ci narriamo? Sul sito, attraverso i social, un po' come tutti, ma anche partecipando a grandi eventi con molti visitatori, come Circo in Fest, Roma Baskers Festival, che conoscerete, ma anche eventi sul territorio sabino, tipo la Fiera del Peperoncino, che è internazionale, molto carina, a proporre molti laboratori sociali proprio per chi partecipa. Competitor sul territorio, ci sono un paio di scuole interessanti a Roma che però mirano solo ai giovani, soltanto a professionalizzare per appunto per il circo contemporaneo, poco collegati al panorama internazionale. Noi invece abbiamo appunto, siamo collegati comunque con le scuole di circo nazionali a Torino, abbiamo competenze pedagogiche certificate da molto molto tempo, come vedremo più avanti, e abbiamo oltre altri vantaggi, cioè offrire ad un'ampia platea di utenti molte diverse diversificate attività. E questa sono io, mi sono diplomata, laureata 20 anni fa a Bristol in circo contemporaneo, non esisteva in Italia, adesso mi sto laureando di nuovo a Circo Vertigo, c'è la laurea triennale al Dams di Torino, e poi sono sono stata diciamo più performer da oltre 20 anni e dirigo scuole di circo da oltre 20 anni. E quindi, in conclusione, ai nostri angeli custodi chiediamo di investire fino a 100.000 euro per fare questo salto di qualità, aprirci a un territorio che parte da Roma e dalla Sabina, ma che pian piano possa allargare e portare più utenti possibili, ci possa da portare fino a 100.000 euro. Prevediamo già dal prossimo anno più di 113.000 euro e dal terzo anno oltre 160.000 euro di introiti. Ringrazio tutti, sono orgogliosa di essere qua proprio per inclusività. Grazie mille, UBISP, per tutti. Grazie. Grazie mille, questa volta riprendo perché sono soltanto due. Grazie mille Valeria e complimenti. Ci prendiamo un paio di secondi per lasciare il tempo alla giuria di decidere, diciamo, la votazione. Spingiamo con queste votazioni. E intanto ricordo a tutti che naturalmente, a prescindere diciamo dai classificati, quindi primo, secondo e terzo,
Questo contest seguirà, diciamo, l'idea dalla nascita fino alla fine, in tantissimi modi che dopo, diciamo, che dopo vi spiegheremo. Quindi qui c'è pretesa di esaustività, ma fino a un certo punto, nel senso che diremo dichiareremo appunto quale sarà il vincitore, ma il vincitore non è che oggi lo salutiamo e poi lo abbandoniamo, ma anzi ci sarà un percorso molto interessante di appunto di conoscenza e di approfondimento rispetto al progetto. Speriamo davvero, diciamo, io faccio la moderatrice, quindi non posso dire, diciamo, qual è il mio preferito, però erano tutti molto interessanti. Allora, direi che è il momento di chiamare Discover Trail, proposto da Denis Biloslavo, Andrea Coronica, Lara German, direttamente da Trieste. In bocca al lupo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Andrea Coronica e sono qui per presentarvi Discover Trail, un'innovazione tecnologica per il turismo della mia città, Trieste. Per 10 anni ho fatto il cestista professionista e ho ricevuto molto affetto dai miei concittadini. Oggi mi ritrovo nel ruolo di insegnante di educazione motoria, quindi il mondo dello sport lo conosco bene, ma l'idea parte dello sport e arriva sul turismo. Ho avuto bisogno di due compagni di avventure, che sono Denis, che si occupa del marketing, e Lara, che gestisce le finanze. Ma adesso andiamo nel dettaglio per la spiegazione del nostro progetto. Adesso vi faccio questa domanda: qual è la prima cosa che fate quando arrivate in una nuova città? Beh, prendete il telefono e provate ad orientarvi. I più organizzati prenderanno gli appunti che sono già fatti a casa, mentre gli altri si arrangeranno tra Google Maps e Wikipedia. I problemi qua sono molti. Quante volte avete guardato un palazzo e avete detto: ma cosa ci fa questo? Come mai è così diverso dagli altri? Oppure quante volte i miei genitori hanno dovuto trascinarmi in giro per una città per una visita culturale che a me da piccolo non interessava? Per non parlare di quante curiosità noi non conosciamo della nostra città. La soluzione è una: Discover Trail, una piattaforma digitale che unisce il mondo delle cacce al tesoro all'attività fisica moderata per arrivare alla guida turistica. Tutto quanto in un percorso digitalizzato, targetizzato per ogni gruppo d'età diverso. Magari i più giovani vorranno fare una visita, ma fermarsi anche in qualche bar, quindi qualche consiglio enogastronomico attraverso un percorso guidato. Le famiglie vorranno risolvere degli enigmi facili e visual con i propri bambini, mentre i più esperti o gli amanti dei giochi da tavolo e del gaming come me avranno la voglia di correre contro il tempo e in 90 minuti provare a scoprire tutto quello che Trieste ha da offrire. Questo parte perché? Perché Trieste ha un turismo in crescita, più del 48% rispetto al 2022, ci sono quindi 300.000 turisti durante la Barcolana ed è una proposta che ancora sul nostro territorio non c'è. Ecco, per far sì che questo progetto, da buon progetto, diventi un ottimo progetto, abbiamo bisogno della partnership del comune. Ad oggi Trieste è pieno di totem. Noi vogliamo aggiungere a titolo gratuito la possibilità di mettere il nostro QR code e dare la possibilità ai croceristi o a tutti i nostri turisti di sbatterci contro, affinché non siano loro a doverci cercare, ma che ci arrivano da soli, quindi una sorta di marketing da strada, come se facessimo sempre volantinaggio, ma allo stesso tempo abbia la funzione di marketing territoriale per il comune, che offre a costo zero una cosa per tutti i cittadini. In più è un progetto replicabile, vogliamo esportarlo, se il progetto dovesse andare bene nella nostra città, in centri simili che possono essere raggiunti tutti a piedi e incentivando la mobilità green in Italia o all'estero. Abbiamo fatto alcune ipotesi, ma quello che dove siamo? Siamo a metà strada. La nostra idea è quella di lanciare l'app a Pasqua 2024. Abbiamo una peculiarità: sappiamo che all'interno di un anno raggiungeremo il break-even point, poi saranno solo guadagni netti perché i costi fissi sono pari a zero o quasi. A questo possiamo aggiungere il fatto che aggiungere degli eventi in presenza potrebbe essere un volano ottimo per far sì che il lavoro si fa una volta sola per sempre. Ecco, volevo lasciarvi con un piccolo enigma: quante volte si sovrappongono le lancette delle ore e dei minuti in 24 ore? Provate a pensarci e magari ne riparliamo dopo. Perché allenare solo le gambe quando puoi allenare anche il cervello? Grazie, ciao. Ci proveremo.
E grazie e complimenti, interessante che ogni, quasi tutti i progetti hanno, diciamo, un attaccamento a, alla provenienza e alla città, molto, molto bello. E, mentre appunto lasciamo, diciamo, un po' di tempo alla giuria per capire, che vi vedo confabulare, però ci siamo, ok, allora chiamiamo il prossimo progetto che si chiama E-Moved. Io spero di pronunciarlo bene perché immagino sia, diciamo, una declinazione del... Perfetto, di Vincenzo Altieri, Marco Conese e Tommaso Conese, appunto direttamente da Matera. In bocca al lupo e complimenti. Buongiorno a tutti, sono Marco Conese e vi presento il nostro progetto E-Moved, che nasce a Matera, completamente basato su mobilità sostenibile e mezzi a pedalata assistita. Acronimo di esperienze di mobilità urbana, verde e territorio, ma anche nel nostro linguaggio locale si traduce in movimento e farlo in rapidità. E questo progetto nasce per i problemi che ci troviamo tutti quanti di fronte quotidianamente, quindi in città e nei nostri centri storici troviamo spesso tanto traffico, strade molto strette con invece macchine che diventano sempre più larghe. Qui abbiamo dei mezzi pesanti che devono rifornire quotidianamente tutte le attività commerciali della città, scarsità di parcheggio, barriere architettoniche, tutto questo, tutto insieme rende complesso quello che è fare le attività più banali, più comuni, quotidiane, quindi complesso per un turista arrivare in città e raggiungere l'attività ricettiva. Complesso per tutti noi cittadini anche il semplicemente andare a fare la spesa. Per questo abbiamo ideato, Matera, dicevo, noi nasciamo a Matera, Matera questo è ancora più complesso perché, come vedete, molti la conoscono magari dalle fotografie, per quello che è la conformazione storica tutto questo è ancora più compromesso per quanto riguarda la mobilità, bellissimo sì, ma molto molto complesso. Per questo ci troviamo di fronte quotidianamente a questi problemi, quindi spesso magari abbiamo bisogno di fare la spesa per noi stessi oppure per dei nostri parenti che sono un pochino più anziani, non hanno possibilità di andare a fare la spesa oppure hanno difficoltà, non hanno la macchina, o dobbiamo accompagnare i figli magari a fare attività sportiva piuttosto che uscire con gli amici in centro. Problemi nel secondo caso per i turisti che invece staccano dalla quotidianità per andare in una nuova città, ma lì hanno difficoltà poi a raggiungere l'attività ricettiva, quindi sono costretti proprio per mancanza di parcheggio a parcheggiare molto lontani dalla struttura, hanno dei bagagli pesanti e dislivelli spesso importanti, ma anche problemi per chi ha un bed and breakfast, molto spesso come seconda attività, quindi anche un lavoro. Difficoltà, quindi è costretto a spendere tanto tempo comunque per questa seconda attività, dovendo comunque accogliere i propri clienti con i loro bagagli e poi una serie di commissioni che sono richieste per portare avanti questa attività. Per questo abbiamo pensato a delle soluzioni che possano garantire mobilità e logistica per tutti questi settori diversi di clientela, e ideato quindi i nostri servizi, come dicevo, tutti basati su mezzi di pedalata assistita, sulla buona volontà molto spesso, logistica cittadina, quindi ritiro e consegne di lavanderia, farmaci, generi alimentari e non, delivery per il turista, quindi un pick up e trasporto bagagli, ma anche un deposito per chi si ferma in giornata, portineria diffusa, quindi una prima accoglienza, check-in e concierge per il turista, ma anche supporto di emergenza, e poi abbiamo trasporto persone e assistenza, quindi un servizio taxi per turisti e cittadini, ma che non si ferma sulla strada, bensì dà assistenza a chi ha problemi di mobilità di effettivamente raggiungere la loro meta effettiva. Il nostro team, non mi soffermo molto, è formato da noi tre, tutti e tre abbiamo esperienze nella logistica,
nell'assistenza al cliente e amministrazione, quindi questo ci permetterà effettivamente di portare avanti questo progetto. Progetto che non è nato oggi, abbiamo già compiuto il primo passo negli ultimi anni promuovendo l'attività sportiva e l'utilizzo di mezzi a pedalata assistita nel nostro territorio locale, sviluppando con i nostri partner un mezzo a pedalata assistita, e siamo già partiti dando alcuni di questi servizi nella nostra città, quindi assistendo già circa 400 clienti nell'arrivo in città, nello spostamento, quindi nel superamento di queste barriere architettoniche, garantendo effettivamente mobilità per tutti. I prossimi passi che prevediamo di fare sono, entro la fine del 2023, di finire questa fase sperimentale. Nel 2024, quindi il prossimo anno, avviare una campagna di marketing e un hub in zona Sassi, nel quartiere storico, che ci possa permettere poi di consolidare negli anni successivi il modello di business, e poi dal 2027 ricercare partner per poter replicare questa soluzione anche altrove. Poiché se in una città complessa come Matera questo effettivamente può garantire, può facilitare la quotidianità a cittadini e turisti, siamo sicuri che potrà farlo anche in altre località. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Complimenti. Mi fa pensare tantissimo a Napoli, perché insomma Napoli e Matera sono diverse, ma fino a un certo punto. E poi era interessante la cosa che dicevi, che in Italia abbiamo delle strade molto piccole, molto strette, ma compriamo macchine sempre più grandi. C'è un dato che dice che nel 2022 addirittura una macchina su due acquistata in Europa era un SUV. Mi chiedo in Italia che cosa dobbiamo fare con questi SUV, che ormai noi non facciamo famiglie, noi diciamo più giovani non facciamo più le famiglie, quindi i SUV sono nati principalmente, diciamo, con l'idea americana di avere queste famiglie mega allargate, mega grandi. Invadiamo queste città con questi SUV giganti, che per carità sono sicuramente, diciamo, più comodi della Panda che ci avevamo negli anni 90, però sono sicuramente più ingombranti. Quindi insomma è molto interessante, è un tema che anche con Will trattiamo molto spesso, perché la mobilità è sicuramente, diciamo, sinonimo di civiltà, ecco, mettiamola così. Intanto chiamo sul palco il progetto Filosport, proposto da Francesco Mugnolo, Filomena Patella e Michele Adriano Totaro, che è... Allora, hai bisogno di una sedia per caso? Ok, sicuro. Non ti do un microfono, oppure sì, dimmi tu come preferisci. Direttamente da Pesaro, in bocca al lupo. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo l'SD Filosport e presentiamo il progetto Launchpad, guida ed ispirazione per giovani laureati. E non so come va avanti. Ok, col nostro progetto puntiamo a risolvere il problema della poca valorizzazione delle competenze del kinesiologo, una figura professionale che in Italia è sempre sottovalutata e anche scarsamente retribuita. Sì, sì, io schiaccio quella avanti. Ok. Puntiamo a creare una rete a misura di giovani che possa fungere da piattaforma di lancio, e da qui il nome Launchpad, per permettere loro di investire nelle proprie idee e contemporaneamente arricchire l'offerta sportiva per la comunità, privilegiando quei progetti che possano favorire l'inclusione sociale. Nelle Marche l'unica facoltà di scienze motorie è ad Urbino. Sappiamo inoltre che la provincia di Pesaro Urbino rappresenta un quarto degli abitanti delle Marche, in quali il 32% non pratica attività sportiva. Questo vuol dire avere più o meno 112.000 sedentari. E se moltiplichiamo questo dato con 483 euro, che è la spesa pro capite per servizi sportivi in Italia, secondo l'Istituto Compass, otteniamo un mercato potenziale solo nella nostra provincia, per i nostri laureati, di 54 milioni di euro. Noi in due anni vorremmo avviare 40 progetti, che secondo la nostra esperienza potrebbero farci fatturare 770.000 euro in due anni. Di questi,
la società ne tratterrebbe il 25%, che su 40 progetti verrebbe 107.000 euro circa. Per creare un contatto diretto con i nostri potenziali clienti, rafforzeremo la nostra collaborazione con l'Università di Urbino tra Career Day e tirocini, lanceremo un contest per selezionare i primi 20 progetti da avviare e saranno anche importanti gli eventi di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il nostro servizio si distingue da quello della concorrenza per economicità e flessibilità, che lo rende accessibile ai giovani, creando un ambiente che favorisce la condivisione di competenze e dove la crescita dell'uno corrisponde poi a una crescita per tutti. Siamo un team multidisciplinare, in cui competenze tra grafica, psicologia e scienze motorie si intrecciano in maniera complementare. Noi, per avviare e gestire la società, per promuoverla e per garantire quel finanziamento iniziale a tutti i progetti, proponiamo un investimento di 50.000 euro, che con un ritorno economico di 107.000, sì, ma con un risultato ancora più soddisfacente in termini di impatto sociale. Philos in greco vuol dire amore. E noi pensiamo che sia questo il mezzo più efficace per raggiungere o comunque per aiutare tutti quei ragazzi che faticano a farsi strada in questa società. Ed è questo il nostro obiettivo più ambizioso, perché la Filosport è dove lo sport incontra l'amore. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, spero tu non ti sia fatto male facendo sport. Ecco, non l'hai detto per non togliere valore. Grazie mille e complimenti. Direi che possiamo chiamare il nostro prossimo progetto, che è Spin Lab, proposto da Marcello Campani da Reggio Emilia. In bocca al lupo, Marcello. Faccio una prova per non incorrere nel solito problema. Ok, ci sono. Buongiorno a tutti, io sono Marcello Campani, ho 42 anni, vengo da Reggio Emilia, mi occupo di management sportivo da diversi anni. Oggi vi parlo di Spin Lab. Spin Lab è la risposta a una fragilità che io noto nel mondo sportivo ormai da alcuni anni, che è la difficoltà dello sport di accreditarsi come attore sulle progettazioni di comunità all'interno dei territori e come attrattore di risorse sia dalle pubbliche amministrazioni che dal mondo profit, dalle aziende. Allo stesso tempo questa situazione è dovuta dall'assenza di soggetti sul mercato in grado di creare questo network orizzontale che unisca il mondo profit e il mondo no profit con il settore sportivo. Un network basato in particolare sulla realizzazione di progetti a valenza sociale. Vi do un dato, questo è la percentuale di abitanti sedentari che non fanno sport in relazione al titolo di studio, che denota l'esigenza di portare lo sport a tutte le fasce della popolazione, unito però alla difficoltà del mondo sportivo spesso di farsi carico e di farsi promotore di queste politiche sul territorio. Da qui nasce l'idea di Spin Lab, quindi quello di creare un luogo fisico e virtuale, oggi diremmo un hub, per la creazione di idee, progetti, eventi che parlino di innovazione aperta legata allo sport, che parlino di tecnologie, che parlino di comunicazione, di turismo, di inclusione, ma anche di benessere, anche di ambiente, anche di formazione e allo stesso tempo capace di attivare connessioni trasversali e plurisettoriali sul territorio fondate sui valori dello sport. Con un target di riferimento che noi individuiamo soprattutto nelle aziende,
nelle pubbliche amministrazioni e in una parte più residuale nelle società sportive e negli enti di promozione sportiva. Non rileviamo oggi competitor, non tocco gli enti di promozione sportiva perché non voglio creare che fanno già questo, ma lo fanno ovviamente su un livello istituzionale, qui parliamo di soggetto che si porrà sul mercato. Non rileviamo competitor diretti su questo, esiste lo studio Ghiretti a Parma che credo molti di voi conoscono, o l'Hub di Sport e Integrazione a Torino che fanno cose simili. Esistono tante società che si occupano di comunicazione, enti di terzo settore che sviluppano imprenditoria sociale ma che non riescono a utilizzare lo sport come reale mezzo strumento di comunicazione. Noi ci vogliamo mettere lì, puntiamo a essere pronti entro settembre 2024 con l'avvio delle attività in previsione della prossima stagione sportiva. Ci siamo dati degli obiettivi di sviluppo strategico nei primi anni su alcuni servizi ben definiti, che sono le consulenze, le progettazioni, gli eventi, i corsi di formazione, i fundraising, solo per citare alcuni dei servizi che SpinLab potrebbe offrire. Questo sono io, formazione piuttosto ampia nel mondo dello sport da sempre, oggi presidente di Aeron, che è una cooperativa sportiva di Reggio Emilia che si occupa anche di progettazione sociale, e questo è quello che sarà SpinLab, quindi un link tra sport e innovazione sociale, un'opportunità di networking sul territorio per creare coprogettazione a livello locale, ma anche uno strumento per partner, aziende, clienti per dare reputazione al brand attraverso lo sport. Grazie a tutti. Grazie mille. Complimenti. Eccoci. Grazie. Allora, grazie mille, e è arrivato il momento dell'ultimo pitch. Grazie a tutti per essere stati veramente super, super precisi con il tempo. Chiamiamo sul palco Giorgio Compiani da Livorno, anche tu. In bocca al lupo per il tuo pitch. Ok, allora, ciao a tutti, io sono Giorgio Compiani, titolare di questa startup a carattere innovativo di nome Sport Fellas. E come dice il payoff, l'obiettivo è appunto di mettere in contatto tutte le figure del mondo sportivo, dagli atleti, praticanti, a lavoratori, istruttori o professionisti, alle società sportive sponsorizzanti o sanitarie. Il problema riscontrato sul mercato, come è già un po' venuto fuori dalle altre idee, è appunto la difficoltà nella ricerca di sponsorship da parte dei ASD. Il passaparola per poter fare rete e trovare i collaboratori necessari allo sviluppo di progetti sportivi e la difficoltà di concepire il lavoro nel mondo sportivo dilettantistico. Di conseguenza la soluzione proposta è la creazione di una rete peer-to-peer indicizzata completamente su variabili sportive, in modo tale che appunto si possa mostrare le proprie competenze in modo da attirare e trovare collaborazioni sia da parte società che chiaramente anche da collaboratori e lavoratori. I dati di mercato sono più o meno questi: secondo il CONI ci sono più di 14 milioni di utenze fra società sportive e collaboratori, al pari di più di centinaia di migliaia di palestre e chiaramente conseguentemente anche tutti i lavoratori che operano all'interno di quel settore. L'entità economica del mercato sportivo, secondo il Sole 24 Ore, sono quasi 80 miliardi e secondo alcune previsioni di mercato che abbiamo fatto, interpellando anche il mercato, ovviamente si pensa di poter raggiungere il 6% di questa quota. Queste sono alcune schermate dell'applicazione che uscirà entro l'anno, fine novembre. E come si vede ci sarà anche la possibilità di customizzare il proprio profilo in modo tale da mostrare tutte le competenze raggiunte, in modo tale appunto stile LinkedIn, per trovare collaborazioni. E il modello di business si basa sul fatto che la registrazione, l'affiliazione sarà gratuita per poi far pagare vari servizi all'interno dell'applicazione, che potrà garantire anche un'entrata diretta per i soggetti personali. Per arrivare all'obiettivo prefissato si cercherà appunto di ottenere partnership, per esempio appunto la WISP, siamo qui Sport e Salute, abbiamo già dei contatti,
eventi territoriali, abbiamo già dei contatti con un osatore olimpico per farci promozione e diciamo concentrare l'attività su città più densamente popolate in modo tale da fare più diciamo massa, essendo un social network ha bisogno di grandi numeri. La valutazione dei competitor l'abbiamo fatta in base al numero di discipline coperte e l'alto livello di interazione. Noi risultiamo essere in cima perché si mira a inglobare tutte le discipline e gli sport possibili, e il vantaggio competitivo appunto è che non esiste un'app così diciamo fluida per garantire l'interazione e la possibilità di fare network tra i vari soggetti, multidisciplinario, e introdurremo una sezione ovviamente, come ho accennato prima, dove poter fare per la prima volta un CV sportivo, perché ad oggi non esiste, non è ancora stata sentita questa esigenza. Questi appunto sono gli obiettivi per i prossimi 12 mesi: l'affiliazione di 10.000 utenze con più o meno 7.000 transazioni previste per un ammontare di 217.000 che potremmo diciamo garantire come ritorno su un investimento di 50.000 per la commercializzazione e il marketing principalmente. Grazie, se avete domande, visto che sono l'ultimo. Grazie mille, questi li possiamo perché sono finiti. Secondo me la cosa interessante di tutti questi progetti, per cui veramente vorrei farvi complimenti, è che non sono semplicemente delle idee creative come vengono a me durante la notte quando non riesco a dormire, cioè sono proprio dei progetti che hanno alle spalle un'idea imprenditoriale, un'idea diciamo di professionale proprio, cioè non è semplicemente un'idea buttata lì, ah, ho avuto questa idea, no, c'è un'analisi dei dati, quindi molto interessante, complimenti. E infatti voglio ricordare alla giuria appunto che tra pochissimo vi dovrete recare per deliberare i tre vincitori, e il punteggio che la giuria darà ai tre vincitori, appunto primo, secondo e terzo classificato, sarà poi cumulato con il punteggio già precedentemente dato proprio all'idea imprenditoriale, cioè quanto è fattibile proprio concretamente quest'idea, perché per quanto siano tutte quante ovviamente delle cose interessanti, per quanto lo siano state tutti i 37 progetti candidati, naturalmente magari qualcuna si è distinta per una carica professionale imprenditoriale diversa da un'altra, quindi complimenti a tutti.